amici, ma soprattutto amiche, sì. Da Villa Ormona Sanremo in diretta il Dopo Festival. Carlo, la voce, ma non presenterai mica ancora oggi? Ebbene sì, Nicola Savino. Bello, è una mania. Purtroppo ci tiene. Quando arriva l'influenza rimane un po' di giorni, eh? Così. Sono buonasera, lui, buonasera. Ciao Nicola, ben complimenti ritrovati per la giacca. Buonasera, grazie, grazie. Una giacca? Ok, perfetto. Pangallo, Radio Studio 95, giusto? Sì. Aprite il microfono per cortesia. Sì, aiuterebbe, prego. Sì, in effetti. Vai. Adesso se lo aprite, arriva quello, sta arrivando. No, però leggiamo il labiale, eh. Leggiamo il labiale, Federico, ha detto complimenti a tutti, tranne al presentatore. Secondo me adesso ci siamo. Okay. Buonasera. Buonasera. Dov'è Ma? Ciao ragazzi. Marco Ciao. Masini è dietro Sergio Silvestri. Ciao Ma, non ti vedo. Sergio, copri tutti. Bellissimo. A me, ma poveraccio. Ma no, ma... A me, allora, prego, cazziamolo, prego. Perché è grande. Ma in realtà l'abbiamo fatta apposta perché volevamo vederti sfilare. Marco, prego, con la domanda, vai. Sì, sì, Marco, volevo sapere, domani porti, signor Tenente, una canzone molto, molto importante. Quanto ti rappresenta? Ma di oggi se ne fottono tutti, no? Per saperlo, ma ragazzi, parliamo tutti di domani. È vero che sono le due di notte, però perché ormai siamo il giorno dopo. Vabbè, dai. No, non rappresenta me, rappresenta un momento, secondo me è un grande momento d'attualità di quel tempo, che però si può rapportare oggi perché le paure cambiano ma il risultato è un po' sempre lo stesso. E poi perché comunque mi sembrava giusto ricordare una canzone che ha fatto un grande successo all'epoca, però non è stata più ricantata, non la risenti più in radio, non la canti nei karaoke come le grandi canzoni di successo. Anche se è facile da cantare, non è una canzone da cantare. Non è facile da cantare perché è una canzone tra l'altro parlata, certo, a parte l'inizio. E poi perché ho avuto modo di collaborare con Giorgio, abbiamo fatto delle cose insieme. Giorgio Faletti, lo ricordiamo, un applauso ci starebbe anche bene. Assolutamente. Cose che dovrebbe dire e fare il presentatore, ma va bene. Stavo facendo, ho approfittato del momento per ricordare. Stavo facendo una considerazione su Marco, adesso che le parolacce le diciamo tutti in radio.